La Ghell S.p.A. è una delle più antiche imprese di costruzioni italiane e una delle più internazionalizzate al mondo. Esistiamo da più di 150 anni e dagli anni 70 a oggi abbiamo sempre investito in tecnologie, in nuove tecnologie, per cui essendo prettamente specializzati negli scavi, dagli anni 70 a oggi abbiamo puntato tutto quanto sugli scavi meccanizzati, quindi attraverso l'uso di TBM, le Tunnel Boring Machine, che sono delle macchine gigantesche lunghe fino a 150 metri che scavano nel sottosuolo. Sono macchine sofisticatissime che usano moltissima tecnologia, ma all'atto pratico, fino a poco tempo fa, finché non abbiamo incontrato e sviluppato SoftJam, avevamo un problema di trasmissione dell'informazione dai vari cantieri sulla sede centrale. A oggi posso dire che riusciamo a collegare e ad avere informazioni live di tutte le nostre TBM e sapere l'avanzamento di queste macchine seduta stante da cellulare o da qualunque dispositivo, basta avere uno schermo. Questa è stata un'integrazione, uno sviluppo incredibile e soprattutto trasversale, cioè ha abbracciato tantissime figure, dall'operaio fino al nostro amministratore delegato, che riescono facilmente a leggere quello che, di cui hanno bisogno. All'atto pratico, prima utilizzavamo dei formati come Excel, che però ogni volta potevano essere cambiati, non aggregati, e soprattutto ci si poteva perdere l'informazione. In questo caso invece il flusso va in automatico dal database fino alla nostra centrale e può essere letta in qualunque luogo. Questo ha incrementato in maniera esponenziale le potenzialità sia di monitoraggio e di controllo che anche di trasmissione dell'informazione a tutte le persone, non per forza a persone coinvolte nel puro scavo meccanizzato. E quindi abbiamo potuto diffondere questa informazione a tutti i nostri dipendenti. Un aneddoto, un ricordo che secondo me è utile raccontare è il primo incontro tra Ghell e SoftJam, dove mi ricordo esserci seduti a un tavolo nel nostro ufficio e eravamo due da una parte e due dall'altra e io ho cominciato a raccontare questa idea che avevo in testa e che stavamo cominciando a bozzare. E dall'altra parte i tecnici di SoftJam hanno cominciato a reagire in maniera propositiva e questo brainstorming, questa unione di idee, questo ping pong alla fine ha generato qualcosa di obiettivamente immediatamente funzionale. Da lì la cosa interessante è stata la propositività dall'altra parte nel proporci delle cose ancora più avanzate rispetto a quello che mi potessi immaginare e magari anche la nostra critica nel cercare di spingerli oltre e loro hanno sempre reagito positivamente. A oggi noi abbiamo un progetto che funziona e gira perfettamente. Per quanto riguarda tutto l'aspetto puramente tecnologico, credo sia giusto passare la parola al mio collega Gilberto Millan, che ne sa molto più di me. Production nasce dalla sinergia tra Ghell e SoftJam come sviluppo per trovare una soluzione a come registrare semplicemente l'informazione generata in campo. Questa soluzione è stata sviluppata e implementata interamente su Microsoft Azure, quindi una soluzione al 100% cloud, impostata con diversi dashboard che permettono in una maniera molto semplice e immediata di accedere all'informazione del programma dello scavo verso l'avanzamento dello scavo. Quindi che significa? Io ho in un secondo la realtà di un'attività per tutti gli utenti a livello mondiale. Significa che una persona, indifferentemente del suo ruolo e del suo accesso, ha tutta l'informazione necessaria per svolgere la sua attività. Questo significa avere un prodotto finale di qualità. Questo è production. Questa semplicità di accesso all'informazione data da production ci permette in pochi clics da controllare un cantiere in tempo reale ad oggi e fare un confronto con i nostri cantieri degli ultimi 50 anni. In questa maniera possiamo partecipare a nuove gare o di sviluppare nuove soluzioni da presentare in futuro.